benvenuti, ci aspettano un sacco di uscite importanti, come in aprile, anche marzo è ricco di titoli, e iniziamo! Iniziamo subito! Partiamo dal primo titolo, che esce il 3 di maggio, e parliamo di Battleborn. Uscita proprio in questi giorni su PlayStation 4, la possibilità di giocare alla beta, l'abbiamo provato, davvero un buon titolo, sto anche portando avanti un po' il personaggio, probabilmente lo andrò ad acquistare, mi ha veramente molto convinto questo gioco. Intanto penso che qua sotto che noi parliamo stiano scorrendo le immagini. Magari andremo a recensirlo. Può essere, può ci essere. Piace. E quindi anche noi aspettiamo il 3 per poterlo finalmente provare. Giorno 4 uscirà Shadow Complex Remastered per PC, Xbox One e per PS4. Segnaliamo la versione PC perché sì, è possibile scaricarla gratuitamente solo per il primo mese scaricandola dal portale di Epic. Ritorna il 5 maggio con l'uscita della Game of the Year Edition di Project Car, disponibile per PC, Xbox One e PS4. La seconda settimana si apre il giorno 10 con l'uscita di Uncharted 4, La fine di un ladro, per PS4. Ragazzi, lo aspettavamo, l'abbiamo messo anche nei titoli più attesi, sì, quest'ultima fatica Naughty Dog. Vi era stato, se vi ricordate, avevamo visto anche questo nelle nostre news, qualche problema tecnico che... Sì, inizialmente sembrava ci fossero dei problemucci. Tutto è stato risolto e riusciamo. Finalmente potremo godercelo. Lo aspettiamo. Il 13 di maggio vi sarà l'uscita del nuovo Doom. Yes. Che uscirà per... PC, PS4 e Xbox One. Lo stiamo provando, devo dire che tutto sommato non mi sta dispiacendo per quello che riguarda poi quello che è solo oggi la prova, ovvero il multiplayer, anche se soprattutto per quello che riguarda gli utenti PC vi è stata qualche piccola lamentela, ma ne parleremo un'altra volta. In un altro video di questo piccolo dettaglio. Passiamo ragazzi al prossimo titolo. Siamo già alla terza settimana dove il giorno 17 ci saranno diverse uscite. Iniziamo con la prima, che è Shadow of the Beast Remake per PS4. Ho potuto vedere qualche video su YouTube, mi è piaciuto, probabilmente lo andrò ad acquistare. Staremo a vedere come sarà questa versione e ne riparleremo sicuramente nei prossimi video. Sempre il giorno 17, ragazzi, avremo l'uscita di un remastered, ovvero Valkyria Chronicle. Sempre per PS4. Era già uscita questa versione remastered per PC, disponibile su Steam, ora arriverà anche per PlayStation 4. Per chi avesse perso il titolo, anche questo, la data di uscita, lo consigliamo, è un buon titolo e staremo a vedere come sarà questa versione remastered. Giorno 20 uscirà Homefront The Revolution. Ragazzi, questa seconda uscita della serie Homefront si porta con sé un sacco d'attese da parte dell'utente del primo capitolo. Questo sarà un open world free roaming. Ho potuto vedere qualche video per quello che riguarda la parte legata al multiplayer. Spero di poterlo giocare il più brevemente possibile. Mi dispiace perché questo gioco non l'abbiamo messo nei giochi più attesi, ce lo siamo fatto scappare, nostra dimenticanza, chiediamo scusa ragazzi, ho letto tantissimo a riguardo e speriamo di poterlo provare che sia all'altezza delle aspettative come noi di solito diciamo. Le console su cui sarà giocabile sono Xbox One, PC e PS4. E ancora il giorno 20 avremo due uscite per il 3DS e tutte e due della stessa saga, ovvero Fire Emblem Fates. Uno sarà Conquista e uno Retaggio. Avevamo già parlato ragazzi di Fire Emblem in altre versioni, sempre nei nostri video delle uscite. La Fire Emblem è una saga abbastanza famosa, un po' come i vari Eternal Sonata. Esatto. Quindi andremo a vedere come saranno i nuovi due capitoli. Si apre ragazzi l'ultima settimana con un'uscita abbastanza importante. Esce il 24 di maggio Mirror's Edge Catalyst. Esatto. Questo titolo lo attendavamo, l'avevamo messo nei più attesi, importante anche per quello che riguarda il comparto tecnico, davvero ottimo. Il primo titolo era stato un po' pioniere perché lì era questa sperimentazione del parkour all'interno dei giochi, sfruttando la prima persona, quindi un mix tra un FPS e un titolo action. Lo attendiamo davvero molto ragazzi, appena riusciremo a poterlo provare ve lo faremo vedere. Assolutamente sì. Cosa particolare, il giorno 24 uscirà per PC e Xbox 360.
mentre il 26 uscirà per PS4, PS3 e Xbox One. Sempre il giorno 24, un altro dei nostri titoli più attesi, ovvero Overwatch, che uscirà per Xbox One, PC e PS4. Questo titolo vi era stato già la possibilità di poterlo provare in beta sulle varie piattaforme, cioè quindi dalla PlayStation 4 al PC. Sembra che questo, ragazzi, sia il mese dei titoli più attesi. Dei nostri titoli più attesi. Lo proveremo, vi faremo sapere come sarà, se verranno aggiunto a alcune componenti, vi sarà qualche novità rispetto a quella che era stata la versione in beta. E siamo curiosi. E siamo curiosi e incrociamo le dita, perché da questo titolo ci aspettiamo davvero molto. Sempre il giorno 24, ragazzi, avremo l'uscita per PC di Total War Warhammer. Giorno 27 uscirà Teenage Mutant Ninja Turtles Mutanti a Manhattan. Per gli amanti delle tartarughe ninja esce l'ennesimo titolo a tema e sarà giocabile su Xbox 360, PS4, Xbox One, PS3 e per PC. Lo aspettiamo. In attesa di poter provare il secondo capitolo di questa serie, l'ultimo giorno del mese di maggio avremo l'uscita della Definitive Collection Edition di Dead Island. Sarà giocabile su Xbox One, PC e PS4. Ragazzi, per quello che riguarda tutti i giochi con data da definirsi però nel secondo quarto dell'anno, cioè del 2016, non cambia quasi nulla. Nel caso non vogliate guardarvi, andatevi a vedere il video precedente, li troverete. Noi, ragazzi, vi salutiamo. Per quello che riguarda l'uscita di questo mese è tutto. Mettete mi piace se vi è piaciuto, iscrivetevi come diciamo sempre solo se volete, commentate, lo sapete ragazzi, per noi i vostri commenti sono importanti. Sì, sono il nostro motore, quello che ci spinge a proseguire sì, in questo corso YouTube voi. Esattamente. Noi vi salutiamo ragazzi ancora e ciao a tutti, alla prossima, ciao, al prossimo mese, alla prossima uscita. Ciao ragazzi!